Anche Maria ormai ha 25 anni, chi lo direbbe? Ha un aspetto molto più giovanile di quanto non dica anche questo numero, peraltro così basso rispetto a quelli che io ho per davvero. Ricordo Maria come un invito a trovarsi sempre a casa propria, anche quando nessuno di noi era propriamente a casa sua, perché l'ospitalità che tu hai costruito, a cui hai dedicato parte della tua operosa vita, era veramente un'ospitalità per la quale ciascuna di noi e tutte quante insieme ci trovavamo ospiti di una casa che non era di nessuno di noi e di tutte quante. Un vero miracolo. La rivista poi si segnalava per l'importanza dei contributi, ha sempre avuto molti nomi importanti di tutto il femminismo italiano. Insomma, non si potrebbe fare una storia del movimento delle donne in Italia senza dare a Maria lo spazio che compete. Un grande spazio, una grande importanza, espressa da un sorriso, da un ammiccamento, da una serie di piccoli messaggi subliminali, che costituiscono uno dei linguaggi del femminismo italiano. Questo è vero, questo è importante, questo bisogna sempre dirlo.